Carissimi amici di YouTube, eccoci qua nuovamente con un pacco questa volta molto più grande del solito. Abbiamo un microfono a condensatore USB di tipo professionale che andrò ad usare per fare delle registrazioni audio o per parlare durante delle dirette o delle videochiamate. Ma liberiamoci subito di questo pacco ingombrante e vediamo cosa effettivamente contiene. Eccolo qua, vediamo in dettaglio tutto il contenuto. Per iniziare abbiamo una greeting card da parte del costruttore dove ci ringrazia per l'acquisto e ci lascia dei contatti per esprimere le nostre opinioni o per chiedere assistenza. Il manuale dell'utente e una piccola strap in velcro per fissare i nostri cavi. Da questa parte abbiamo la struttura di supporto, che è un braccio estensibile molto robusto in metallo con il suo morsetto di fissaggio, proprio per poterlo ancorare saldamente al bordo del tavolo, ma abbiamo anche in alternativa un piccolo treppiede con il suo accessorio di fissaggio qualora volessimo avere una maggiore flessibilità di utilizzo. L'intero set poi di accessori ha una serie di accorgimenti che favoriscono l'abbattimento di rumori indesiderati, come il supporto anti-shock per il microfono, lo schermo in schiuma e il filtro anti-pop a doppio schermo. Vediamo però nel dettaglio il microfono, che è il cuore di tutto questo sistema audio. Progettato con un chipset audio professionale con frequenza di campionamento di 192 kHz a 24 bit, risposta in frequenza di 30 Hz, 16 kHz, ottimo per il canto, il parlato e il voice over. La capsula del microfono che si trova qui dentro è a condensatore ed è di 16 mm. Plug and play, connessione USB con questo cavo, compatibile con PC, laptop, Mac e telefoni cellulari. Quest'ultimi però necessitano di un adattatore OTG non incluso in questa confezione. Però vi lascio il link in descrizione qualora vi dovesse servire. Facciamo un piccolo test audio. Questa è una prova con il microfono dell'iPhone. E questa è una prova con l'Uhuru UM980 Studio Microphone. Direi che c'è un'evidente differenza e il suono risulta molto più corposo e morbido, con dei bei bassi e una qualità cristallina. Bene, spero di averti illustrato i punti principali di questo articolo. Ti lascio il link in descrizione dove potrai trovare ulteriori informazioni. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare le notifiche per non perderti i prossimi appuntamenti. Come sempre, un caro saluto da Alberto e ci vediamo al prossimo video.